Ormai il Centro Studi Grande Milano questa sera ha raccontato un pezzo della storia di questa città di cui voi siete stati, siete e sarete protagonisti. Sì, ha detto giusto. Siamo stati perché siamo nati nel 54, come già è stato sottolineato. Lo saremo ancora sicuramente, perché questa azienda ha le radici che affondano in Milano. E non può che essere un'azienda milanese. Mio padre era un bocconiano, ha studiato al Bocconi, era un milanese doc. Mio cugino, che ha lavorato spalla a spalla del commerciale dell'azienda, è un milanese da marciapiede, come si suole dire. Era una bestia commerciale, ecco. Conseguentemente è un milanese lavorativo, è un milanese lavoratore, un milanese che ha la passione per ciò che coltiva. E quindi questa azienda è milanese. I suoi clienti sono Milano. I suoi clienti sono i locali storici di Milano. Conseguentemente sono il Birch, come sono stati citati, il Gin Rosa, il Cignonero di Viale della Spiega, il San Carlo Borromeo in Piazza Borromeo. Insomma, sono tutti locali storici di Milano. Quindi questa azienda affonda le radici in Milano, come già ho detto. Però allo stesso tempo questa azienda guarda al di fuori, dei confini di Milano e dell'Italia. Voi avete in corso un processo anche di internazionalizzazione. Assolutamente sì. Questa azienda è un'azienda che è sempre stata al passo coi tempi e quindi ha rinnovato la sua immagine proprio da 2 anni a questa parte, strizzando un po' l'occhio alla moda. Infatti il nostro packaging è un po' tartan, il nostro ricorda in parte Burberry, molto allontana, il nostro vedere al biologico, il nostro comunicare nelle fiere, negli eventi della moda, Spositalia, Milano Prêt-à-Porter, Milano Unica, che è la fiera del tessile della moda. Quindi questa collaborazione stretta, ricordiamo, non dimentichiamoci che Milano è la città della moda, fa sì che la milanesità di questa azienda venga ancora più esaltata e ci permetta di essere più visti all'estero. E ci ha permesso di avere molti contatti con l'estero e quindi di sviluppare anche i mercati esteri, e non dimentichiamoci soprattutto che l'espresso italiano è un'altra cosa che connota il nostro paese in modo forte all'estero. Ecco, quindi, il suo chip lei dove lo mette oggi? In questo momento in quale quadrante del pianeta andrebbe a mettere il suo chip dicendo è lì che faccio la prossima scoperta? Allora, noi sull'estero siamo abbastanza, mi passi il termine, vergini, quindi abbiamo cominciato da poco a internazionalizzarci. Quindi gli Stati Uniti ci stanno dando ottime soddisfazioni, soprattutto col mercato di Amazon.com. Allo stesso tempo abbiamo parecchi mercati europei che stanno andando molto bene, ma il mio chip lo metterei sulla Cina in questo momento. È una scommessa un po' al buio, perché i cinesi storcono al naso ancora l'idea del caffè, abituati al loro tè. Però diciamo che sta diventando uno status symbol in Cina il caffè. Conseguentemente noi abbiamo la fortuna di avere un distributore in Cina e sta cominciando a svilupparsi bene il lavoro, quindi io scommetterei lì. Ecco.